sentite sicura di fare shopping all'interno della fattoria? Se rispetto le regole sì, mi sento sicura. Porto la mascherina, mi disinfetto sempre le mani, quando vado in macchina le disinfetto ancora. Beh, con una mascherina, con gli elementi di protezione distanziati uno dall'altro, sì. Pensa che le misure di sicurezza siano state rispettate? Beh sì, nei centri commerciali sì, non ho mai visto nessuno senza mascherina. Credo che sia un obbligo morale da parte di tutti a cercare di agire in sicurezza in questo periodo. Ma anche proprio il centro commerciale ha adottato tutte le misure adatte secondo lei? Sì, io credo che dove ci si contagia è perché c'è un po' di rilassamento da parte delle persone. È dovuto al fatto del periodo estivo e anche un po' alle vacanze, secondo me. I rientri che ci sono stati hanno riportato il coronavirus all'attualità. Che cosa risponde a chi crede che i centri commerciali creano assembramento e quindi andrebbero chiusi? Ma io dico di no. Non tutte le attività devono essere chiuse. Sono favorevole a tenere aperto in sicurezza. Sì, le regole vengono rispettate. E le mascherine ce le abbiamo tutti. Ogni 3x2 ti fanno lavare le mani, quindi sì. Quindi pensi che il centro commerciale ha fatto tutto quello che poteva per adattarsi alle misure? Sì, come anche le palestre e le piscine. Che cosa dici a chi pensa che i centri commerciali vadano chiusi perché creano assembramento? Allora ritorniamo chiusi in casa, cioè, dove andiamo? Non si va da nessuna parte. Io mi sento sicuro dappertutto, a dirti il vero. E ritiene che le misure di sicurezza siano rispettate all'interno? Sì, da quel che vedo sì. Cosa dice a chi crede che i centri commerciali vadano chiusi perché creano assembramento? No, io sono contrario alle chiusure comunque in qualsiasi posto. L'importante è che, come hanno fatto anche i ristoratori in primavera, si sono proposti bene come misure di sicurezza, adesso li hanno chiusi. Io sono contrario a tutte queste cose. Anch'io, ci incontriamo, non è giusto. Ritieni che abbiano rispettato tutte le misure di sicurezza? Sì, quello sto notando, che hanno rispettato le misure. Chi crede che i centri commerciali vadano chiusi perché creano assembramento, che cosa gli rispondi? Dico che bisogna stare attenti, quello è la cosa importante, dopo da valutare in base a chi prende le decisioni, ha le statistiche in mano, quindi vedranno, sapranno loro, insomma, ci affidiamo a loro. A questo orario sì, direi di sì, perché insomma gli spazi ci sono e quindi diciamo che per adesso va bene così. E... Ritiene che le misure di sicurezza siano rispettate? Sì, al momento sì, vedo che c'è la distanza delle persone, la mascherina usata bene, naso e bocca, insomma, direi di sì. E che il centro commerciale ha fatto tutto il possibile per adeguarsi? Sì, ripeto, ecco, per questo orario sì, poi magari le cose cambiano, magari verso anche gli orari cruciali, ecco, e anche non so, la domenica che forse c'è più gente, e questo potrebbe essere difficoltoso. Che cosa dice a chi pensa che i centri commerciali vadano chiusi perché creano assembramento? Allora, se c'è il rispetto delle regole forse si potrebbe anche evitare, però serve le persone per fare questi tipi di controlli. Abbastanza, non al 100% però. Ritiene che le misure di sicurezza siano state rispettate? Sì, per l'80% sì. Che quindi il centro commerciale ha fatto tutto il possibile per adeguarsi? Sì, il centro commerciale ha fatto tutto il possibile, secondo me. E che cosa dice a chi pensa che i centri commerciali vadano chiusi perché creano assembramento? Forse è eccessivo. Secondo me dovrebbero stare chiusi la domenica. Sì, abbastanza. Ci sono regole giuste. Ritiene che vengano rispettate le misure di sicurezza? Sì. Che cosa risponde quindi a chi pensa che i centri commerciali andrebbero chiusi perché creano assembramento? Diciamo che l'assembramento di solito è di domenica, il sabato nel pomeriggio. Che cosa dice a chi pensa che i centri commerciali andrebbero chiusi perché creano assembramento? Non so, dillo te, non so. Beh, l'attività comunque va proseguita, è inutile girarci attorno, non possiamo chiudere tutto per l'eternità per tutti. Le persone devono avere anche il diritto di avere un minimo di vita e il centro commerciale la garantisce, quindi direi benvenga. Cosa dice a chi pensa che i centri commerciali andrebbero chiusi perché creano assembramento? No, assolutamente no, c'è il distanziamento, si regola l'entrata e l'uscita, sia nei negozi singoli sia nel centro commerciale. Grazie. Prego.